visitare la fascinosa terra di Spagna è un'aspirazione che si concretizza per molti sportivi italiani. Sport e turismo si prendono allegramente sotto braccio e vivono la piacevole avventura di un viaggio a Madrid. Il Corriere Lombardo e l'Aperti Viaggi hanno fatto le cose sul serio e il sogno madrileno si distingue ora con la nitida chiarezza di una realtà. Gente allegra il ciel aiuta, dice una vecchia massima, e qui i sorrisi si sprecano in una fiduciosa ansia di volo che è il miglior buon viaggio augurale. L'elica inizia la sua sinfonia rotatoria. Il primo ruggito del motore è un grido rauco che spezza bruscamente il riposante silenzio del mattino. Si parte. Man mano che l'apparecchio si alza, gli uomini e le cose si fanno via via sempre più piccini. I viaggiatori si sentono altrettanti Gulliver di un incantevole mondo di fiaba. Poderosa costruzione, la più perfetta d'Europa, che può già contenere 80.000 spettatori e che al termine dei lavori ne ospiterà ben 120.000. L'onorevole Andreotti ha lasciato Montecitorio per Madrid. Le squadre entrano in campo con alla testa i capitani. Mazzola per l'Italia, Epi per la Spagna. La febbre dell'attesa fa salire alle stelle il mercurio sul termometro dell'entusiasmo in una passionalità tutta latina che avvince ed affascina. Carosio della Rai racconterà a milioni di italiani questa appassionante partita. Sul terreno del famoso Zamorra anche le nostre più quotate rappresentative non sono ancora riuscite a passare. I giocatori spagnoli hanno l'intenzione di continuare la tradizione e vorranno riscattare inoltre la scialba prova contro il Portogallo. L'impeccabile arbitro inglese Link, Beccattini Menti, Castigliano Annovatti, Bacigalupo Amadei, Ballarin Rigamonti, Lorenzi Carapellese. Nella marea della folla spiccano i gruppi dei tifosi italiani, che pur di sostenere gli azzurri hanno affrontato la lunga trasferta. Una grande speranza palpita nei loro cuori e la gran voce riescono a far intendere il loro entusiasmo. I nostri ragazzi sanno di non essere soli e si batteranno sino al limite delle possibilità per non deludere l'ansiosa aspettativa di tutti gli italiani. Gli spagnoli hanno battuto il calcio d'inizio, ma sono gli azzurri i primi ad affacciarsi alla finestra dell'area di rigore avversaria con azioni veloci che mettono nei pasticci Eizaguirre e compagni. Gli spagnoli rispondono energicamente, ma sulla traiettoria del pallone c'è Rigamonti, che allontana la minaccia e rovescia il fronte appoggiando su Carapellese. Botta e risposta è lo slogan iniziale. Fuga di Gainza, Ballarin è scartato, cross perfetto. Questa volta gli applausi sono per la recluta Beccattini. Siamo al decimo. Azione di Mazzola, testa di Amadei, guizzo di Lorenzi, tiro, palla in rete, 1-0. La sorpresa ha ammutolito gli sportivi madrileni, che sono addirittura ghiacciati dalla mazzata improvvisa. Ma è questione di un attimo. Poi tutta la folla grida il suo incitamento agli atleti spagnoli, che con veemenza ammirevole tentano la via del pareggio. Ma sono ancora gli azzurri a portare lo scompiglio in area avversaria. La difesa dei rossi deve fare miracoli. Da tre quarti di campo Annovatti e Castigliano dominano la situazione. Palla a Carapellese. Azione in profondità, centro. Ma Aparicio lentissimo previene l'intervento di Amadei e la minaccia sfuma. Spagnoli all'attacco, discesa di Gonzalvo terzo e gran tiro finale che Bacigalupo para senza difficoltà. Azione di Mazzola, palla Carapellese. Ancora un cross, ma l'insuperabile Aparicio è pronto a liberare. Ora, davanti a Bacigalupo, le furie rosse danzano ad un ritmo infernale. Una parata del nostro portiere e un fallo di Ballarin è punito dall'arbitro con un calcio di rigore. Gainza trasforma 1-1. Il pubblico impatta. In questo momento sembra che il grande sogno degli spagnoli possa tradursi in palpitante realtà. Palla al centro e gli azzurri ritornano nei paraggi di Eizaguirre. Annovatti e Castigliano, primatori della linea di cerniera, dirigono le operazioni. Solo fuori programma Pizzarra, che non ha sentito il fischio di fine del primo tempo. C'è nei calciatori italiani uno slancio che commuove, una ferra volontà di vittoria che supera e travolge ogni ostacolo. Si capisce subito che la rete di Eizaguirre è destinata presto o tardi a capitolare. Quando sono scatenati all'attacco gli azzurri sono irresistibili e la difesa spagnola è sottoposta ad un poco di fila impressionante. Il gol è nell'aria, il gol arriva dopo 3 minuti. Palla Carapellese, serpentina in aria, 3 avversari sono lasciati sul posto. Eizaguirre è battuto, 2-1. A metà campo ormai i due laterali fanno quello che vogliono.
All'attacco Amadei e Lorenzi girano a pieno regime. Il pubblico madrileno incassa in silenzio la severa lezione. Poco da fare. Gli italiani sono sempre loro, sono sempre quelli che hanno vinto due campionati del mondo e un'Olimpiade. Stile, potenza e destro, suggellati da una classe incomparabile, rappresentano il patrimonio calcistico dei giocatori azzurri. Il terzo gol suggella il loro dominio. Punizione di Annovazzi, respinta di Eizaguirre, palla smorzata col petto da Amadei, tiro a parabola 3-1. 9, Copernico e Ferrero possono essere soddisfatti, anche se non lo dimostrano. E non è finita. Azione di Mazzola, palla a Menti. Per fermare il nostro Meo ci vogliono due avversari. Reazione degli spagnoli. Zarra riesce a superare Rigamonti, ma c'è Castigliano che non perdona, non si passa. Questa volta Menti si è liberato della guardia del corpo e ha dato a Lorenzi. Traversone su Amadei che fugge in profondità. La difesa spagnola riesce a liberare. Sono sempre gli azzurri che attaccano. Ora fanno dell'accademia. Vogliono mettere il fiore bianco del gran gioco all'occhiello di una vittoria clamorosa. Un po' di civetteria che non stona. Gli avversari non esistono più. E quando timidamente accennano ad avvicinarsi alla nostra area, Bacigalupo, Ballarin, Rigamonti e De Cattini sono pronti a sventare ogni minaccia. Ultimo minuto, l'arbitro Linga ha concesso un altro rigore agli spagnoli, ma questa volta Cain fa male i suoi calcoli e la protesta di Bacigalupo salva la regolarità perfetta del risultato. Gli azzurri hanno vinto per la prima volta in terra di Spagna. La nostra nazionale ha ripreso la strada che conduce alle più grandi affermazioni. Non si parla più di crisi, nessuno si volta indietro. Ora si guarda ai prossimi campionati del mondo. In bocca al lupo, calciatori d'Italia!